Cari amiche e cari amici dell'Università del Tempo Libero, un saluto da parte mia, sono Gianluca Di Donato e vi ringrazio per l'invito che mi avete rivolto attraverso la dottoressa Di Grezia, la mia carissima amica Graziella Di Grezia, per ricordare la figura di Beethoven nel suo 250° compleanno. Quest'anno era un anno impostato inizialmente tutto in omaggio a Beethoven, appunto per i suoi 250 anni dalla nascita, ma sappiamo perfettamente che le cose, ahimè, sono andate diversamente per i noti fatti che ci hanno impedito di realizzare tutto ciò che avevamo intenzione, appunto, di fare per rendere omaggio in qualche modo a questo genio, non solo della musica, ma un vero e proprio genio dell'umanità. Io, tra l'altro, proprio oggi avrei dovuto tenere un recital ad Avellino nell'auditorium del conservatorio con le ultime tre sonate per pianoforte. Voglio sperare soltanto che si tratti di un evento che in qualche modo è rimandato, anche perché Beethoven, così come tutti i grandi geni, non vanno ricordati soltanto negli anniversari, però ecco, i 250 anni sono importanti in qualche modo, però abbiamo modo, diciamo, di recuperare. Ovviamente in pochissimo tempo non è facile parlare di Beethoven, perché come vi dicevo, Beethoven non è soltanto un musicista. Beethoven è una di quelle figure che ha fatto la storia dell'umanità, perché è forse il più moderno dei compositori. Quando intendo moderno non intendo soltanto dal punto di vista musicale, ma intendo moderno come uomo, come persona. E infatti ci riflettevo proprio in questi giorni. Non solo non siamo stati noi a fargli qualche regalo in qualche modo, ma ancora una volta è lui che ci viene incontro. Perché tutta la sua vita è stata improntata ad una lotta continua per superare le sofferenze, le difficoltà ed aspirare in qualche modo ad una rinascita, non solo fisica, ma anche e soprattutto morale. La sua vita è stata costellata di dolori, di sofferenze. A 30 anni perse completamente l'udito, potete immaginare che cosa significhi per un compositore perdere l'udito. Eppure è proprio da quel momento in poi che nasce il vero, il grandissimo Beethoven. Quindi in qualche modo lui rappresenta una sorta di eroe moderno, di modello moderno a cui fare riferimento. Come aspirazione alla felicità, alla salvezza, al superamento, ecco, di tutte le difficoltà materiali, le difficoltà fisiche, per una sorta di catarsi dell'anima, della condizione umana, la sua aspirazione alla felicità, all'indipendenza, alla libertà che ha espresso, tra l'altro, nel suo unico lavoro teatrale, che è il Fidelio. Grandissimo capolavoro, sono un modello, sono una lezione, sono un testamento che in qualche modo lui ci lascia. E che mai come in questo periodo storico che stiamo vivendo è importante proprio per ricevere una lezione di come si possono superare delle difficoltà, di come lottando, credendoci fino in fondo, si possono superare delle difficoltà. Pagine come la sonata opera 110 per pianoforte. Pagine come il quartetto opera 132, o anche la stessa sinfonia corale, la nona sinfonia, con quel suo inno alla libertà, quell'inno alla gioia, che è proprio l'emblema stesso del superamento delle difficoltà e del raggiungimento di una gioia e di una felicità. Quindi Beethoven, ancora una volta, si fa portavoce di quelle che sono le reali esigenze dell'uomo moderno. Beethoven è stato il primo compositore della storia che ha tradotto in musica la condizione personale di sofferenza, di gioia, di superamento della sofferenza, di trasfigurazione del dolore e di sublimazione della gioia, facendosi in qualche modo carico di quelle che erano le condizioni di tutta l'umanità. Ovviamente in modo certamente non religioso, perché la sua è un'idea della religione ben diversa da quello che noi possiamo considerare. Ma anche l'utilizzo delle forme musicali che lui in qualche modo adotta, piegandole
quelle che erano le nuove esigenze musicali, guardando oltre, sono una lezione che noi possiamo trasformare da elemento musicale in elemento quotidiano, proprio di invito a non arrendersi mai. Tutta la vita di Beethoven, ripeto, è un invito a non arrendersi mai e alla fine lui vince. Vince perché le ultime opere di Beethoven sono quanto di più trascendentale esista. Dà l'impressione di una persona che guarda tutto dall'alto verso il basso, ma non in modo altezzoso, ma come di una persona che ormai ha superato il dato del dolore fisico, perché lui ha sofferto tantissimo, e sa che c'è una possibilità di superare le vergogne umane, le menzogne, le bassezze, la falsità, le cattiverie e i dolori che fanno parte del genere umano. Quindi noi possiamo in qualche modo tradurre questa lezione pensando di fare riferimento a quello che noi stiamo vivendo in questo periodo, indipendentemente da quelle che sono le condizioni personali di ognuno di noi. Ma noi stiamo vivendo un momento molto difficile. Quindi la musica di Beethoven, l'insegnamento di Beethoven, che è un vero e proprio filosofo che si è espresso attraverso la musica, possono essere e devono essere un punto di riferimento costante. Ovviamente si potrebbe dire, si dovrebbe dire tantissimo della sua musica, ma il tempo a mia disposizione è finito. Io mi auguro di poter parlare un giorno con voi in presenza di questa grande figura, magari di suonare qualcosa per voi, di farvi ascoltare qualcosa. Però il mio invito è ascoltare Beethoven come uno dei più grandi esempi di lezione, di modernità, di lotta, di forza per il raggiungimento degli ideali e delle aspirazioni di ognuno di noi. Io mi auguro che con questo messaggio, che è un messaggio di libertà, un messaggio positivo, che è quello che ci lascia Beethoven, possiamo lasciarci alle spalle questo 2020 orribile ed approdare in un nuovo anno con la consapevolezza che se ognuno di noi fa la propria parte, possiamo rendere un mondo migliore, sicuramente di quello che ci lasciamo alle spalle. Grazie.